È chiaro che la visione di questo governo è quella di, data la cronica assenza di figure sanitarie e parasanitarie, lo sappiamo tutti, quindi la tendenza è quella di utilizzare queste figure sanitarie e parasanitarie nell'ambito dei voti di organico, nell'ambito anche della sospensione dei concorsi in essere per privilegiare chi già ha lavorato e svolge una funzione della quale la Regione ha bisogno. Sul campo degli amministratori il problema è un po' diverso perché sono stati assunti per una funzione che oggi non c'è più, sostanzialmente, quindi ho voluto io a fine dicembre, assieme all'assessore Volo, una proroga di 2 mesi per verificare le possibilità di inserimento. Ci confronteremo con l'assessore se queste possibilità di inserimento si sono maturate in questi 2 mesi o non si sono maturate.